povera Kate. In caso si dovesse sposare con Jess, si ritroverebbe con una suocera molto antipatica. Già, una vera bisbettica. Secondo me dovresti trovare un modo per rabbonirla un po' ad entrare nelle sue simpatie. Già, ma non saprei cosa fare. Perché non la inviti a pranzo da te? Tu dici, mamma? Sì, ha ragione mamma. Quale migliore occasione per entrare un po' in confidenza e raccontare un po' di quanto sia favolosa Kate? E va bene, vi ascolterò. Oh mamma Kate, devo proprio mettermi questo vestito. Non mi piace per niente. Ma se 2 anni fa continuavi a rompermi le scatole perché volevi mettertelo? Appunto, 2 anni fa, questo non è più il mio stile. E poi guardati, con quel vestito bonton e il fioccone rosso, non sembri neanche tu. Oh, ti prego, Lisa, voglio fare bella figura con la mamma di Jess. Per una volta puoi fare quello che ti dico. E va bene, ma sappi che ci stai facendo apparire per quello che non siamo. Mamma, tu come sei messa? Oh, bene, devo solo apparecchiare e mettere in forno questo pollo. Adesso lo faccio subito. Ecco qui. Chiudiamo. E impostiamo il timer. Oh oh, oh oh, cosa? Il timer non va. Mi sa che hanno tolto la corrente. Oh no! Prova ad accendere la luce. Niente da fare. Ha ragione mamma. Caspita, se non c'è la corrente non posso far da mangiare. Non va nel forno, né il fornello a induzione, né il frigo. E tra poco non arriverà nemmeno l'acqua corrente. No, 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 no! Non ti preoccupare, Kate. Risolveremo in qualche modo. Ora manderò papà al supermercato a comprare qualcosa di pronto. Vedrai, si risolverà tutto in un baleno. Ah, niente da fare. Tutti i supermercati sono chiusi. Cosa? E perché? Ci siamo dimenticati che oggi è la festa del Santo Patrono e tutti gli esercizi commerciali sono chiusi. Oh no, sempre peggio! Beh, potremmo andare a mangiare qualcosa al ristorante. Ma no, le abbiamo promesso un pranzo in famiglia, che figura ci facciamo? Mi sono ricordato che i tuoi oggi davano un barbecue per la festa del patrono. Potremmo andare da loro. Mi sa che è la soluzione migliore. Ehi là, siamo arrivati! Ah, risalite pure in macchina, c'è un cambio programma. Cosa? Oh sì, andiamo a mangiare dai miei, così conoscerà anche i nonni di Kate. Oh, ma che bello! Kate, credi sia una buona idea fargli conoscere tuo nonno Henry? Non abbiamo alternative. Cosa? Ti spiegherò con calma, Andiamo. Ehi, siete pronti per il barbecue favoloso? Io sicuramente. Henry, dovrei dirti una cosa. Vieni con me un attimo. Cosa c'è? Sara oggi ha avuto un contrattempo, le hanno tolto la corrente e non ha potuto preparare il pranzo che aveva organizzato. Così hanno deciso di venire tutti qui, anche la mamma di Jess. Cosa? Quella brutta racca che ha trattato male la mia nipotina? Henry, mi raccomando, Kate ci tiene tanto a fare bella figura. Non rovinare tutto e sii gentile. Sarà difficile, ma ci proverò. Ehi là, siamo qui, siamo arrivati! Ciao, venite pure! Forza, il barbecue della famiglia Snow sta per iniziare! Oh, santa vita! Tutto aver pensato nella vita tranne che andare a un volgare barbecue. Ehi, signora mamma di Jess! Vuole assaggiare una bella salsiccia o preferisce un wurstel? Oh mamma mia, ma dove sono capitata? Ma lei ha un viso familiare. Non è che ci conosciamo? Guardi, non credo proprio. Eppure il suo viso l'ho già visto da qualche parte. Beh, intanto venite a bere qualcosa. Lei cosa desidera, signora Victoria? Un tè verde deteinato senza ghiaccio, per favore. Perché a me il ghiaccio? Fa venire il mal di pancia. Ma allora... Scusi, posso parlarle un attimo in privato? Ma... Allora sei tu, Vicky? Sì, anche se adesso non mi faccio più chiamare con quel nome. Ora sono Victoria. Mi sono rifatta una vita e non voglio che nessuno venga a sapere del mio passato. Ma perché?
Non c'è niente di male. Jess non sa la verità. Crede che io sia sempre stata ricca. Senti, se qualcuno viene a sapere che noi due eravamo compagni di classe e amici, io ti uccido, capito? Quante che ne abbiamo combinate insieme. Eri un vero maschiaccio. Henry, dico sul serio, devi tenere la bocca chiusa. E va bene, io starò zitto, ma tu in cambio dovrai accettare mia nipote e trattarla bene. Ok, affare fatto. Ehi là, allora come siete messi con quel barbecue? Oh, ehi, eccomi qui. Ma quante cose buone da mangiare, c'è l'imbarazzo della scelta. Kate, non ti ho ancora detto quanto stai bene con quell'abitino. È davvero delizioso. Henry, ma si può sapere chi vi siete detti? Oh, niente di che, non preoccuparti. È proprio quando mi dici di non preoccuparmi che devo farlo. Beh, che dire. Vi ringrazio della bellissima giornata insieme. Kate, cara, spero di rivederti presto. Mua, mua. Arrivederci. Arrivederci. Vorrei tanto sapere cosa diamine le hai detto per farle cambiare atteggiamento. Mary, cosa vuoi? Io le donne le incanto con il mio fascino. Henry! Devi smetterla di mettere la tua spazzatura sul mio confine! Riprenditi il tuo sacchetto dell'immondizia! E ti giuro che se rifarai questo scherzetto, verrò a svuotarti il sacchetto della spazzatura sulla testa! Cosa dicevi a proposito del tuo fascino sulle donne?